Appassionati telespettatori di Rai Sport, benvenuti all'appuntamento con l'Orienteering, un appuntamento importante, i 5 giorni d'Italia per una disciplina magari poco nota al grande pubblico, ma sicuramente molto diffusa tra i numerosi appassionati in Italia e non solo. Giusto, Pietro Ilarietti della Federazione Fiso è con noi, ci accompagna in questo commento. Sì, buongiorno a tutti, ci prepariamo a vivere una grande multi-days, Orienteering in grado di esprimere comunque numeri importanti. Nel mondo sono circa 3 milioni gli appassionati, 150 le società in Italia affiliate alla Fiso e circa 16.000 i tesserati. Ma prepariamoci a vivere lo spettacolo qui alla 5 giorni d'Italia, tanti i campioni presenti da tutto il mondo. Sì, sono addirittura una trentina le nazioni presenti a questo importante appuntamento. Ricordiamo, l'Orienteering è una disciplina, consiste prevalentemente nel affrontare un percorso predefinito, ci sono dei punti di controllo chiamati lanterne e bisogna completarlo naturalmente nel minor tempo possibile. Queste sono le immagini che ci giungono appunto dalla zona dell'altopiano Tesino, una zona anche turistica come possiamo osservare. Allora, a questo proposito, sentiamo anche un po' di propaganda proprio da un protagonista del territorio. Benvenuto, a cura di Stefano Ravelli, presidente dell'ABT Valsugana. Benvenuti a tutti, è un piacere avervi qua, è un piacere avere oltre 30 nazioni partecipanti da tutto il mondo a questi 5 giorni d'Italia e 5 giorni della Conca del Tesino. Quindi per noi è un'occasione per promuovere quello che è il territorio, dal fondovalle con i due laghi, bandiera blu, dove stiamo proponendo quello che è la vacanza del mare in montagna, visto che abbiamo lidi, servizi, lettini, assistenti bagnanti e tutto, per sentirvi un po' come il mare, però avere il vantaggio di avere quella che è un'area condizionata naturale, dove dai 500 metri comodamente si raggiunge l'altopiano del Tesino e poi fino al gruppo del Cima d'Asta Lago Rai con i 2850 metri della sua vetta. Quindi oggi è un piacere riavere qua tutti questi ospiti e gli accompagnatori, e quindi l'auspicio è che per tutti si trovino a loro agio e magari un domani ritornare ancora presenti qui a trascorrere le vacanze sia d'estate che d'inverno. Inizia la 5 giorni con la gara di Pieve Tesino, ce la spiega il tracciatore Carlo Cristellon. Sì, la gara è una gara middle che viene effettuata su un terreno molto fisico con forti pendenze e anche molte forme e zone sassose. Diciamo che lì si era già svolta la gara dei campionati italiani alcuni anni fa, sempre middle, per cui per me era anche abbastanza facile cercare un tracciato adatto per gli elite. Tempo stimato dai 35 ai 40 minuti. Allora, abbiamo sentito le parole di Carlo Cristellon, tracciatore, per quanto riguarda la disciplina di corsa orientamento, perché l'orientamento naturalmente si compone di diverse categorie, lo si fa correndo, come vedremo in queste immagini, lo si fa con la bicicletta, con lo sci e lo si fa anche da fermi, lo vedremo poi verso la fine della nostra telecronaca, perché il trailo, così si chiama quel tipo di categoria, era presente anche qui nella 5 giorni d'Italia. Tracciatore però, Cristellon, che cosa fa precisamente, Pietro? Beh, il tracciatore è quella persona che si occupa di andare ad analizzare il terreno di gara e creare, realizzare dei percorsi adeguati per ogni singola categoria. Capisci bene che gli elite hanno bisogno di un percorso molto fisico e anche tecnico, quindi il massimo dell'impegno per l'orientista. Qui arriva Alessio Tenani. E invece poi ci sono magari le categorie dei bimbi oppure di quelli un po' più grandicelli che hanno un bisogno di un impegno meno fisico. Arriva qui Emil Wingstedt, che è uno dei grandi favoriti di oggi e anche della manifestazione in generale. Sì, infatti lo vedremo anche a breve, Wingstead, come ha saputo sin dal primo giorno imporre il suo passo. Lo ricordiamo, un atleta non più giovanissimo, 41enne, svedese, però nel suo palmarès anche il titolo di campione del mondo, e naturalmente lo fa ancora pesare in queste competizione. Abbiamo visto, ci sono anche diciamo degli atleti giovanissimi, perché mentre scorrono le classifiche, con la Shimkova che dopo il primo giorno è in testa, seguita dalla Gergolova
e da Teresa Are, questo per quanto riguarda le donne elite, mentre negli uomini, come abbiamo anticipato, Wingsted al comando, dietro il nostro Tenani e poi Corona, entrambi della Forestale, naturalmente insomma una tra le società più attive nella corsa orientamento. Si diceva appunto non soltanto uomini elite, non soltanto donne elite, ma ci sono tanti giovani. Primo e secondo classificato oggi a Pieve Tesino dalla Svezia, Emil Wingsted e Alessio Tenani. Allora, congratulazioni per la tua gara, Emil. Thank you. The race was okay, and I really enjoyed running here. It's a lot steeper than at home, but it's nice forest, and really enjoyed racing. Allora, Alessio, oggi mancato poco per vincere, era proprio imbattibile, Emil. No, diciamo che ho corso abbastanza regolare dal punto di vista tecnico e prenderò queste 5 tappe come, diciamo, allenamenti, proprio perché ho ricominciato ora dopo un piccolissimo stop, quindi cercherò di farle tutte e sicuramente la gara sprint sarà la mia favorita, però cerco di farle tutte in modo regolare perché sono davvero divertenti. Nicole Scalet, prima delle italiane oggi a Pieve Tesino, difficile rientrare a gareggiare in Italia dopo tanto tempo all'estero? Beh, sempre una nuova sfida gareggiare in Italia perché i terreni sono diversi e oggi c'era molto dislivello. Obiettivo la maglia azzurra? Sì, obiettivo i mondiali in Svezia tra un mese e mezzo. Abbiamo sentito Nicola Scalè, che è italiana trapiantata in Svezia. Diciamo che durante questa sua permanenza nel paese scandinavo ha assunto la fisionomia di una perfetta svedese e tra l'altro ben figurerà durante le prove, poi per un problema tecnico sarà sfilata dalla classifica. Volevamo ricordare appunto come l'Orientini si è rivolto ad una folta schiera di appassionati. Abbiamo visto appunto ragazzi giovanissimi concorrere, in particolare qui ai 5 giorni d'Italia, Pietro. Assolutamente sì, l'Orientini è uno sport per tutti, bambini dai 3 anni in su, percorsi molto semplici, perché l'importante è ovviamente stare bene nella natura, non è di certo a quell'età fare dell'agonismo, e poi si può fare fino ad età inoltrata. Ma sentiamo la voce del territorio. Marco Dorizzi, direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, chi meglio di lei può spiegarci questi pezzi di storia? Sì, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi a Pieve Tesino gestisce questi due musei, Museo Casa De Gasperi e Museo Pervia. Partiamo dal primo, il museo realizzato nella casa dove nacque Alcide De Gasperi, e da lì riparte oggi un percorso che attraverso installazioni multimediali, attraverso anche l'utilizzo delle tecnologie, ci fa rivivere l'esperienza di un grande protagonista del secolo scorso. Il Museo Pervia è invece un museo corale, un museo di valle, ci racconta l'esperienza di chi partì dalla valle del Tesino per andare a cercare fortuna attraverso il commercio di una merce particolare, le stampe popolari che faranno la fortuna di questa valle. Tutte e due, in un modo o nell'altro, sono storie che hanno un'apertura europea. Oggi per l'Orienteering non un ospite, ma 3 ospiti. E che ospiti! Iniziamo dal primo, Daniel Oss. Niente Tour de France per essere qui a Levico-Terme. Diciamo di sì. In realtà è un periodo di stacco per me per preparare il finale di stagione, gli ultimi 3 mesi, visto che finirà tardi quest'anno con il Mondiale al 16 ottobre. E niente, sono qua, grazie, come ospite. Il secondo campione di oggi è lo sciatore delle Fiamme Gialle, Davide Davilla. Allora, pronto a raccogliere la sfida di Daniel e Matteo? Sono venuto apposta per raccogliere questa sfida. Quando si parla di sfide divento molto competitivo, quindi sarà un bel osso da battere oggi. Hai mai provato l'orienteering? Devo essere sincero, no. Ho sentito tanto parlare e visto, ma provato mai, quindi sarà un'occasione anche per provare cose nuove oggi. E infine Matteo Fontana, pronto alla sfida lanciata da 2 campioni come loro? Sicuramente sono pronto e cercherò di sfruttare il mio vantaggio di poter utilizzare l'acqua per sorprenderli e anticiparli. Tu sai che nell'orienteering non conta solo l'aspetto fisico. Sì, esatto, conta anche saper trovare la traiettoria giusta e il minor tempo impiegato nel trovare la lanterna. Allora, un fuori programma con 3 atleti di livello importante e di discipline diverse. Seguiamoli. Do do do.
Per vincere l'Orienteering io ho un'arma segreta. Matteo, una vittoria proprio al photo finish, quel taglio nel lago probabilmente ti ha agevolato. Sì, fortunatamente essendo un triatleta posso fare queste scorciatoie e ci tenevo tanto a vincere qua, per cui sono molto contento. Da un campione del mondo ci aspettavamo di più. Sì, sono molto deluso da questa prestazione in realtà, però una grande esperienza e sicuramente la prossima volta mi rifarò. Davide, arrivo allo sprint, ci è mancato poco. No, ero troppo finito, è troppo caldo, non sono abituato a queste temperature, ho bisogno di stare almeno a sotto zero, ho ancora il fiatone e basta. Naturalmente per lo sciatore è stata una prova particolarmente atipica e così ci siamo introdotti nel secondo giorno di gara grazie agli ospiti di questa puntata che ci hanno anche fatto apprezzare ancora di più il territorio. Precedentemente abbiamo fatto un'incursione un po' nella storia perché questa zona ha dato i natali ad Alcide De Gasperi, grande statista italiano, più volte presidente del Consiglio, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, oltre che padre costituente. Proseguiamo, qui siamo nel villaggio, quindi secondo giorno di gara, sentiamo il tracciatore che si è occupato del percorso. Cristian Bellotto, tracciatore della Mittel di Monte Mezza, quali difficoltà oggi? Sì, oggi gli atleti troveranno direi tre sezioni abbastanza diverse di gara, una prima parte dove serve anche tenere la direzione con un bosco molto corribile, una seconda sezione un po' più difficile fisicamente con la vegetazione più alta, felci, che ostacolano molto la corribilità, e una terza parte per i percorsi più lunghi dove tutto è basato più sulla fisicità, quindi più da correre e da lasciare andare le gambe, insomma. E torniamo in gara, allora, dopo aver sentito Cristian Bellotto, questo è il secondo giorno con i protagonisti, e qui stiamo osservando Wingstead in azione e vediamo come si tratti proprio di passare in mezzo a terreni anche piuttosto impervi con dislivelli che si alternano, dislivelli molto diversi tra loro, Pietro. Sì, assolutamente sì, puoi vedere come il bosco sia più in pendenza e notare anche magari il terreno, le difficoltà del terreno, il dover passare e stare attenti a non inciampare nelle radici, fare una sorta di slalom tra gli alberi. Qua si vede bene, ecco Nicole Scaletta impegnata, e vedi qua che come fossero delle porte, lei fa questo, sta cercando il prossimo punto di controllo. Un complimento al nostro cameraman in questo caso, che è Samuele Tait, che ci ha accompagnato proprio dentro la gara per farci capire bene quelle che sono poi le sensazioni di un atleta di alto livello. Nicole Scalet, che è tornata a correre in Italia, lei che è abituata oramai a gareggiare in Scandinavia. Un atleta durante questo tipo di competizione deve naturalmente stare attento a dove mette i piedi, ma contemporaneamente orientarsi attraverso la mappa e cercare di raggiungere la prossima lanterna possibilmente attraverso il percorso più breve possibile. Quindi sono le difficoltà sono fisiche, ma sono anche a livello di elaborazione mentale, Pietro. Sì, ecco qui un bel passaggio di Nicole Scalet in zona punto, come vedi inserisce il ditale elettronico in questo che è un marker, cioè una stazione che rileva il suo passaggio che rimane segnato sia nel ditale che poi nella stazione se si dovesse fare una verifica per magari qualche punzonatura che risulta magari mancante. Si va a verificare, se non dovesse esserci la registrazione nel chip si verifica poi la stazione. Questo Alessio Tenani della Forestale, lui ed Emiliano Corona sono un po' i due azzurri nella gara Elite maschile che proveranno a dar filo da torcere a Emil Wingstedt. E qui siamo verso l'arrivo quindi del secondo giorno, osserviamo alcuni dei protagonisti effettuare l'ultima punzonatura. Questo termine ci deriva naturalmente dalla
dalla vecchia tecnologia di sì. Rilevamento, oggi è tutto digitale e le classifiche vengono determinate poi a fine giornata attraverso lo scarico. Ecco Wingstead che arriva al traguardo, ancora primo in questa giornata. Quindi primo in questa giornata e primo nella graduatoria generale, quindi per il momento, come potremmo dire, tappa e maglia per lui, mentre qui Alessio Tenani che si sta avvicinando all'arrivo, per lui ora per fin qui secondo intertempo, vedremo se si confermerà. Lasciami anticipare che questa giornata è una giornata speciale dove potremo scoprire sia la disciplina della corsa che stiamo vedendo in questo momento e poi nella seconda parte della giornata scopriremo l'orienteering di precisione, è il trailo, in questo caso specifico la disciplina del tempo, che poi però spiegheremo dopo. Lasciamo arrivare in questo momento Nicole Scalette. Naturalmente Pietro, questi sono è il secondo giorno, sono cinque i giorni che sì. Diciamo completavano questa manifestazione. Come giustamente ricordato, c'è stata anche l'importante sezione del trailo, tra l'altro vi hanno preso parte anche gli azzurri campioni d'Europa, che avremo anche l'opportunità sì. di sentire nel corso di questa di questo nostro commento, di questa nostra telecronaca. Arriva anche la Shimkova, che l'abbiamo vista seconda nella classifica generale, preceduta dalla Gregorova. Ancora la Are in terza posizione, purtroppo la Scalette proprio in questa giornata ha avuto il suo problema tecnico, uscita di classifica. Wingstead, Tenani e Thomas Tervo che si inserisce nella competizione con Corona al quarto posto in classifica. Sì, diciamo che il duo della Forestale è quello che ha il compito di provare a dar fastidio a Vincent. È un compito molto arduo perché stiamo parlando di un atleta due volte campione del mondo. Allora, come abbiamo anticipato, mentre qui osserviamo il villaggio dove stazionano gli atleti al termine, alla partenza e all'arrivo, e oltre naturalmente tutto il personale che viene impiegato per determinare le classifiche, per verificare anche il percorso, ecco, mentre siamo passati dal villaggio adesso andiamo proprio a parlare di orientamento di precisione, e lo faremo anche con alcuni esperti che cercheranno di spiegarci esattamente come funziona. In questo caso non si corre, ci si sposta, ci sono delle tappe di trasferimento molto spesso coperte. Perché, Pietro? Allora, in questo caso l'orienteering è un orienteering di precisione, si osserva davanti a sé e si deve dire che cosa si sta vedendo, ma ce lo spiegherà meglio il tecnico. Coperti perché non si vuole che il concorrente veda in anticipo quello che poi scoprirà, in questo caso qui sulla piazzola di osservazione, qui Alessio Tenani in azione. Alessio Tenani che è impegnato naturalmente anche nella categoria di corsa orientamento, in questo caso iscritto anche alla gara di Trailo. Quindi avremo due esperti, il maestro Fulvio Lenarduzzi e poi Daniele Danieli, che ci spiegano le dinamiche, ma a loro la parola. Allora, siamo dentro la gara, stiamo provando a capire meglio la specialità. Qui abbiamo il maestro Fulvio Lenarduzzi che ci spiega il primo punto. Esatto, allora da questo punto ci sono, il concorrente vede sei lanterne che sono denominate: la prima a sinistra, da sinistra verso destra, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, e la sesta ultima è Foxtrot. Il concorrente deve nel minor tempo possibile dare questa risposta. Mappa. Sulla mappa c'è un solo cerchietto rosso, deve individuare quale delle sei lanterne poste sul terreno è quella indicata al centro del cerchio. In questo caso noi vediamo dal nostro punto di vista, che è dalla stradina, vediamo l'orto, questo piccolo orto che è qui davanti, la depressione è mezza nascosta là in fondo, ci sono due alberi verdi però che ci aiutano, sono quelli laggiù, e quindi la risposta è senz'altro Charlie. Tappa di trasferimento, dopo una piazzola di osservazione si passa
ad un'altra. Naturalmente, per le caratteristiche di questa disciplina, tutti possono partecipare, diciamo atleti normodotati, atleti viceversa non deambulanti come in questo caso. Sì, come vedi il punto di osservazione ideale è quello, il punto di osservazione è quello di una persona seduta, quindi siamo tutti, diciamo così, ad armi pari. In questo caso arriva un atleta della nazionale che è Fabio Bortolami, lui sta osservando, un altro atleta è Mauro Nardo che abbiamo visto in precedenza. Insomma, il punto di osservazione importantissima, la concentrazione, anche per questo che il maestro Fulvio Lenarduzzi teneva la voce molto bassa, perché in questo caso non conta la componente fisica ma quella mentale, la precisione nell'osservazione. Siamo a un nuovo punto di controllo. Bene, questo è il quesito 2. Allora mi dice, tra all'interno del boschetto del gruppo di alberi, parte nord-est del gruppo di alberi, da qui ci sono quelle tre lanterne che potrebbero rientrare, la prima è da scartare, la seconda anche. Direi che la risposta giusta è la D, la terza delle tre vicine, perché le altre stanno troppo vicino all'edificio. Di tutti gli eventi dell'Orienteering, una vera e propria enciclopedia viaggiante. Allora entrerà nell'inquadratura, eccolo qui, Stefano Galletti, quinto classificato. Quindi De Pieri il giorno prima aveva vinto la prova di Preo, mentre oggi era il tempo. Ed eccoli, campioni europei. Remo Madella, Alessio Tenani e Michele Cera, campioni d'Europa in Repubblica Ceca quest'anno. Allora, complimenti ragazzi. Grazie, ovviamente siamo molto contenti del risultato. Erano un po' di anni che aspettavamo questo momento. Questa è stata la prima medaglia staffetta segnata nella storia del Trailò e noi sapevamo che come nazionale italiana eravamo sempre in proiezione di essere a podio e sognavamo qualcosa di più. Adesso Tenani è l'ultimo, è la new entry di questo team, ma si è subito dimostrato un elemento fondamentale. Sì, ho fatto un paio di anni in cui mi sono specializzato un attimo di più in questa nuova disciplina e ho colto anche l'occasione di essere inserito in questo team ed è stato un risultato storico, tre nostre frazioni eccezionali nello stesso giorno e come ha detto Remo è quasi troppo facile, nel senso che quando le nostre tre diciamo, performance si sono proprio sommate è stato un risultato ottimo. E come dice Tenani giustamente, sembra troppo facile se poi in squadra hai uno che è anche campione del mondo. Beh, diciamo che comunque a livello di pre-o e anche tempo ormai io, Alessio e Remo vediamo che in tutte le gare internazionali siamo sempre lì, ci troviamo sempre nella parte alta della classifica e un lavoro di squadra così sicuramente dà i risultati che ci prefiggiamo. Abbiamo sentito anche Michele Cera, campione del mondo in carica, mentre ci spostiamo verso qui siamo a Cinte Tesino. Delle immagini della gara a squadra, queste sono delle immagini della gara a squadra di Trailò e appunto mentre si esaurisce, si completa anche la gara a squadre per quanto riguarda il Trailò, ci trasferiamo per il terzo, quarto e quinto giorno di gara della gara di corso orientamento a Levico Terme e successivamente a Castello Tesino, quindi riprende in questo modo la competizione principale che ricordiamo vede per quanto riguarda i maschi al comando di Ingsted, svedese, seguito dal italiano Tenani che dovrà cercare di resistere perché poi impegnato su due fronti Tenani ha anche subito qualche conseguenza fisica, giusto Pietro? Sì, è così, infatti ora ci prepariamo al gran finale dove Tenani arriva però con un pochino di influenza, quindi vediamo se saprà conservare il suo secondo posto oppure
verrà diciamo così scavalcato da Emiliano Corona, suo compagno di squadra. Una cosa che volevo sottolineare è che abbiamo fatto vedere la prova a staffetta, i concorrenti sono partiti prima tutti assieme, poi si passavano la carta, in pratica si davano il cambio. Qui Emiliano Corona impegnato nel suo tentativo di rimonta in quel di Levico Terme, si gareggia in questa prima nella parte centrale del paese, poi ci si sposta in questo parco e poi si arriva sul lungo lago, come diceva Stefano Ravelli, il concetto di mare in montagna che qui in Trentino hanno sposato. Qui guarda, un errore, se ne accorge e torna indietro subito per la sua punzonatura. In questo caso possiamo notare anche un percorso misto, perché non siamo prettamente nella boscaglia, siamo anche in una zona urbanizzata, perché l'orienteering è anche questo, cioè non necessariamente si corre in zone impervie, disabitate, si può passare anche attraverso i centri abitati, ci sono anche gare importanti in città altrettanto importanti, mi viene in mente Venezia per esempio. Assolutamente così, Venezia, Roma, Firenze, in finale di stagione vedremo Siena e San Gimignano, quindi direi che l'orienteering si pratica e si può praticare ovunque. Qua nella gara sprint dovrebbe essere favorito ancora Wingsted, lui che è un grande specialista, ma anche Alessio Tenani è uno che si difende molto bene nelle gare sprint. In teoria meno favorito in questa prova Emiliano Corona. Gare sprint perché appunto sono gare più brevi e tendenzialmente sono proprio questo tipo di competizioni che vengono effettuate su un territorio un po' più dolce, ecco, definiamolo così, quindi in centri abitati o comunque in aree parzialmente urbanizzate. Siamo alla partenza dell'ultimo giorno, questo è il villaggio che raccoglie, anzi questo è l'arrivo del penultimo giorno. Eccoci e qui qua. Ci siamo spostati infine per quanto riguarda gli ultimi due giorni, siamo a Castello Tesino, noi andremo alla partenza direttamente dell'ultimo giorno, naturalmente la giornata più importante dove chi è indietro cercherà, dando fondo alle ultime energie, di riuscire a ottenere la migliore prestazione possibile. Qui forti pendenze come vedi, atleti veramente stanchi, vediamo anche un Alessio Tenani un pochino appesantito, lui che dice di essere febbricitante, quindi probabilmente dovrà fare affidamento più sulle sue abilità tecniche, quindi non sbagliare, che non a quelle fisiche, perché pare che in questo momento il fisico stia venendo meno. Questa è la carta di Marande e qui hanno tracciato Fabio Weller e Antonio Losne per gli ultimi giorni. Vedremo, ecco qua, arrivare Emiliano Corona con un ottimo tempo, è lui in questo momento a detenere il miglior tempo e quindi a rimontare e insediarsi nella seconda piazza della classifica generale. Eccolo qui. Ed eccolo qui, infatti abbiamo visto il podio Gregorova, Scimkova, Teresare per quanto riguarda le donne, quindi una classifica immutata sin dal primo giorno. Per quanto riguarda gli uomini c'è stato il sorpasso, un Tenani affaticato l'ultimo giorno è stato scavalcato dal compagno di club, sempre della Forestale, Emiliano Corona. Vince però Wingsted. Andiamo a sentire proprio Corona, autore della rimonta. Emiliano Corona, uno degli italiani che si è messo maggiormente in luce, complimenti. Sì, grazie, è stato un risultato secondo le aspettative, quindi più o meno pensavo di arrivare in questa posizione, sono soddisfatto. Con la prima tappa e quindi con questi 5 giorni ho iniziato la preparazione in vista dei cambi italiani, ci saranno a settembre in Friuli, Venezia, Giulia, quindi dai, siamo agli inizi, un buon inizio, sono contento. Allora, Giancarlo Gozzer, vicepresidente dell'Orienteering Crea Rossa, nonché anima di questa organizzazione internazionale, tanti paesi al via. Sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo in totale 29-30 nazioni, quindi per noi è stato sicuramente un successo. Forse insperato, probabilmente. Un grande coinvolgimento di tutto il territorio, la Val Sugana e poi l'altopiano del Tesino. Certo, abbiamo coinvolto 3 comuni del Tesino, il mio comune, Roncegno, che fa 4, e il comune di Levico Terme. Oltre a questo abbiamo anche il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri. State già guardando al futuro per un'altra sorpresa, un altro grande evento? Questo non si può dire, per cortesia lasciateci finire con calma e riposare.
abbiamo sentito nelle parole di Giancarlo Gozzar tutto lo sforzo organizzativo per questo appuntamento e naturalmente la speranza di riuscire ad organizzare un'altra manifestazione così importante su questo territorio. Ricordiamo Winstead vincitore per quanto riguarda gli uomini, la Gregorova per quanto riguarda le donne nei 5 giorni d'Italia. Grazie Pietro Ilarietti della FISO di essere stato con noi. Grazie a voi, un ringraziamento anche a Claudio Russo per il montaggio.